tutti i maniaci del collezionismo e benvenuti in Filmaniaci TV. Oggi andremo a recensire una figura attesissima che è diventata già rara appena uscita perché non si trova già più. Stiamo parlando di Rengoku Buzzmod Aniplex in scala 1-12. Andiamo a vedere la scatola, abbiamo il nostro Rengoku qui davanti, bellissimo, e anche qui in posa fiera. Qui ai lati abbiamo lo stemma di Demon Slayer e qui dietro abbiamo i vari accessori e le varie pose che possiamo dare al nostro Rengoku. Ma non perdiamo altro tempo e apriamolo subito. Ed eccoci qui con il nostro fantastico Rengoku fuori dalla scatola. Andiamo a vedere gli accessori che sono parecchi. Abbiamo le istruzioni che si trovano dentro la scatola, ve le volevo far vedere, io non le apro mai di qualsiasi figure. Poi abbiamo il cuscino come le hanno le altre figure di Zenitsu e di Tanjiro. Qui ci vanno queste gambe qui, che praticamente vanno tolte quelle che hanno su, vanno incastrate queste dentro e dopo va messo qui seduto per fare riprodurre la scena di quando sono seduti a tavola. Poi abbiamo due paia di teste fatte benissimo, guardate i dettagli, gli occhi sono spettacolari. Questa qui che guarda di lato a denti stretti e questa qui sorridente a bocca aperta, fatta benissimo. I volti di questa figura sono davvero spettacolari. Poi abbiamo la Nikiri delle fiamme. Guardate i dettagli anche della spada, meravigliosa. Guardate anche qui l'impugnatura, fatta veramente bene, bellissima. E poi c'è la spada dentro il suo fodero, fatto benissimo anche questo, che potete aprire così quando il nostro Rengoku ha in mano la spada, in modo che il manico non ci sia. Poi abbiamo tre paia di mani più uno, dopo vi farò vedere perché. Abbiamo un paio a mani aperte, realizzate molto bene, un paio per tenere in mano la spada, eccole qui, fatte bene anche queste. Poi abbiamo un paio a pugno chiuso, eccole qui, e poi abbiamo una singola così. E poi abbiamo l'effect che è meraviglioso, guardate qui, bellissimo. Ce l'aveva anche Tanjiro dentro alla scatola, ma non era fatto bene così, era, questo qui è molto molto più bello. Guardate i dettagli, le sfumature nere qui ai bordi, bellissimo. Guardate anche questo, davvero meraviglioso. Andiamo a vedere più da vicino il nostro Rengoku, che come già detto in precedenza è fatto veramente bene. Questa Aniplex fa questi prodotti che sono veramente eccezionali. L'unico difetto che posso trovargli è il prezzo, che è elevatissimo. Però queste figure qui in confronto ad una Figma fanno tutto un altro effetto. Sono veramente bellissime, guardate che dettagli spettacolari che hanno, anche il mantello, le sfumature, fatto proprio bene. I capelli sono meravigliosi. Vedere le articolazioni del nostro Rengoku. La mano può andare giù, può andare su, può ruotare. Articolazione qui al gomito. Qui c'è un'articolazione che si vede, che è abbastanza bruttina da vedere, ma è super articolata perché potete fargli fare quello che volete. Può aprirsi, può chiudersi, può andare avanti, può andare indietro. Le gambe si aprono fino a qui, quindi molto molto bene. Possono andare avanti benissimo e indietro pure. Veramente dei bei snodi. Articolazione al ginocchio, e non è una di quelle articolazioni che mostra tanto il perno, come vedete. Si vede solo i pantaloni, quindi bellissima cosa questa qui. Il piede può ruotare, può andare su, può andare giù, piegamento alla punta. Qui c'è una piccola rotazione, può ruotare anche la nostra gamba, quella qui. Il busto può andare avanti molto bene e indietro anche. Ha un'articolazione qui sotto e un'articolazione qui allo stomaco. La testa può ruotare così, può guardare giù fino a qui e indietro fino a qui, quindi non tantissimo range, ma quello che basta. È articolata anche la coda e anche qui sotto ha delle piccole articolazioni, fantastica questa cosa. Poi il mantello è articolato qui sotto e si può rimuovere, basta sfilare via la testa e fare una leggera pressione e viene via. E qui dietro abbiamo il simbolo del nostro pilastro delle fiamme. Andiamo a
Andiamo a vedere l'altezza della nostra figure, che misura 14 cm. Lo paragoniamo alle precedenti uscite Aniplex, ovvero Kamado Tanjiro, Nezuko e Zenitsu. Se volete il video recensione di una di queste tre figure, oppure di tutte e tre, commentate qui sotto, perché sono figure uscite tempo fa, quindi non recensite da me perché ho aperto il canale da poco. Lo paragoniamo al rarissimo e fragilissimo Rio del Fuoco Sentinel, lo paragoniamo a Civil Warrior Marvel Legend e a Jin Kazama Stone Collectible, che se vi siete persi il nostro video recensione ve lo lasciamo qui in alto adesso. Sempre per finire lo paragoniamo al nostro immancabile Goku Saiyan Rise on Earth e Sage Figures. Passiamo ai voti della nostra figure, io gli do un bel 9, non gli ho dato 10 per piccole stupidaggini, diciamo, tipo la gamba qui, praticamente una volta rimossa per inserire queste gambe qui, dopo diventa un po' lenta l'articolazione e tende quando lo muovi a staccarsi, però basta inserirla bene bene dentro e questa cosa non succede. E in più io avrei messo un volto del combattimento tra Kaza e lui, quello lì ferito con il sangue nell'occhio, perché ci sarebbe stato alla grande. Però per il resto è una figura spettacolare da avere assolutamente, anche se ormai è difficile da trovare. Con il nostro mitico Rengoku e con in mano la sua Nikirin concludiamo con il nostro video. Ricordiamo di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram, che trovate qui sotto in descrizione. Da Filmania CTV è tutto, vi lasciamo al video delle pose. Ciao ragazzi! Wakatteru kedo,